Ho disegnato un supereroe che fa ginnastica ritmica con una specie di completo per ginnastica ritmica. Io ho disegnato una bambina con un abito elegante, un vestito lungo più o meno. Un cappello. Il mio cappello preferito è quello che è a forma di fantasma. Mi metto un vestito, una collanina. A me piacerebbe avere un vestitino corto, tutto azzurro, con dei fiocchettini verde acqua. Se dovessi vestire un pesce, metterei un maglione e dei pantaloni pesanti. I bambini si vestono con delle cose un po' più piccole dei grandi. Quando si è bambini si mette qualcosa di più colorato, brillantinato, così. Secondo me i supereroi mettono sempre dei colori luminosi, tranne alcuni che girano di notte. E secondo me si mettono delle cose tutte aderenti perché vogliono anche far vedere i muscoli molto spesso. Deve avere un mantello, dei bei pantaloni e una bella maglia. Ho disegnato un supereroe con una maglietta. All'inizio i bambini non hanno poi così tanta voglia di vestirsi bene, eleganti. Ci ho fatti così. Ho disegnato un drago e l'ho vestito con un mantello. Cravatta rossa. Mocking. Bambina che era un vampiro. Un vampiro si veste con ad esempio un mantello rosso che fuori è nero, poi dei pantaloni neri e una camicia nera. Io vedo molto più spesso dei vampiri eleganti. Mi metto davanti allo specchio, guardo come sto e non dico nulla. Faccio un po' lo spiritoso. Mi sento a mio agio con la tuta perché riesco a muovermi meglio. Invece d'estate mi sento a mio agio con i pantaloncini corti e la maglia a maniche corte. Ci si veste sportivi? I colori preferiti. Tipo colori belli. Mi piacciono tanto le scarpe aperte perché quando ho le scarpe chiuse mi sembra di avere ancora più caldo, invece non fa così tanto caldo. Incidente, se i capelli sono diventati verdi. Perché? Come ho fatto? Perché ci ho messo la colla e ci ho messo un marrone pennavello e sono diventati verdi. Io mi vedo. Allora, questa non è Sì che posso volare. Tutti possono volare.